Vado io, così. Allora, con Gianni Minà noi perdiamo non soltanto un grande giornalista, un grande scrittore, noi perdiamo una persona per bene, una persona garbata che ha insegnato a fare giornalismo senza cercare sensazionalismi, ma raccontando le cose così com'erano, non c'era bisogno di aggiungere altro. Ha scelto Roma come città adottiva, con il sindaco studieremo il modo più appropriato per ricordarlo, per renderlo davvero eterno. Naturalmente è una persona che ha legato la sua storia a tanti personaggi e anche a tanti personaggi di sport, quindi penso, ne parlavo con la moglie a settembre, noi riapriremo il palazzetto dello sport di Viale Tiziano, una grande fatica, ed è stato uno dei luoghi simbolo delle Olimpiadi degli anni 60, quindi credo che quello possa essere un luogo dove immaginare delle iniziative per ricordarlo, delle mostre, ma anche, siccome lo faremo tornare ad essere il tempio non soltanto del basket e della pallavolo, ma anche degli sport a contatto e del pugilato, potrebbe essere anche il luogo giusto per studiare delle iniziative in suo onore. Per il resto, quell'immagine che adesso circola, no? Li avete visto tutti, questa cena da Cuccolo a Trastevere, un po' l'immagine così iconica di una Roma di altri tempi, bellissima, che vorremmo in qualche modo riportare qui, però quell'immagine così anche tenera, no? Di fronte a mostri sacri come Cassius Clay, García Márquez, il nostro stupendo Sergio Leone, Robert De Niro, è un po' l'approccio di un giornalismo che riusciva a tirare fuori le cose che servivano, e nel caso di Roma ci ha fatto una pubblicità positiva che vogliamo rendere eterna, e poi credo che sia un esempio per i ragazzi, per le ragazze, per chi come voi fa giornalismo, è un esempio da non perdere. Grazie. Grazie.